Ragazzi, bentornati qua su Elden Ring, quinto episodio. Oggi continuiamo dal di qua dove ci eravamo lasciati. Siamo ancora sottoterra nella zona delle formiche giganti qua, la presento. Andiamo furtivi? Ok, corri. Ok. Ma dove cazzo siamo? C'è una grasca. Prima di salire io spererei in basso. Guarda che usa la frusta. Boh. Madonna che lo sapevo. Io proprio, eh. Oh, ma hai rotto le palle con... Sento che è la connessione di merda. Io, sì. Intanto quello che si sconnette sei te. Va bene, questo l'hai messo nel video, ok. Ma adesso parlando seriamente. Oh, ma quanti sono? Oddio. Che palle, oh. Hanno pure lo scudo sti slime, aiuto. Dai, gli slime con lo scudo, ridicoli. Pare, hai rotto i coglioni, eh. Oh, bene. Ma scende sto ascensore. Lo sapevo, siamo arrivati qua sotto. Guarda quanto è rosso. Vabbè. No. Ma cosa? Ma... Dai che sta per morire. Ok, sì. Siamo in quella zona che vedevamo dal balcone nello scorso episodio. Lago putrescente. Puttana sia putrescente. Prenderemo marcescenza e non avremo nemmeno il cavallo per superarla. E guarda quanto cazzo è grande. Madonna, mi cava tantissimo. Sì, ma puttana, ma... Marcimento totale della vita, cioè. Siamo marci, pala. No, c'è una rana, cazzo. Forse è meglio che facciamo da soli a sto punto. Ah sì, sto per morire. Addio Grillo, è stato bello. Sì, ma poi c'è pure uno stronzo. Ma come cazzo faccio? Ho attivato dei... Torno alla grazia perché ho finito le ampolle. Ok, ho usato i bolli conservati. Mi sono curato. Ora devo affrontare questo bastardo. È un boss. Lo devo combattere su queste piattaformine? No, che mi ha buttato giù. Oddio. Non mi ha dato marcescenza, porca, curati. Mi ha ammazzato, no, vabbè, ma è un dito in culo sta boss fight. Però forse posso evocarti. No, aspetta, Dio santo. Mi sei andato anche te, perfetto, non morirci, prego, non morirci. Vai, usa. C'è altro. Oddio. Eh sì, è fiero! Puttana, ma togli una vita, che assurda! Ma che cazzo è? Direi, ci diamo altri due tentativi, poi dopo lasciamo stare. Ma io ho rimasto due bolli, quindi altri due tentativi sono gli unici che posso fare. Se no, dopo devo combattere con la marcescenza. Ok? No, pala! M'ha ammazzato! Sì, va bene, dai, però! Ma che cosa devo fare? Boh, pure la marcescenza, seconda fase, una piattaforma di merda! Vai, nell'altra piattaforma! Dai, stiamo jumpare, pala! Vai! L'abbiamo fatta, pala! Spada dragonesca. Oh, l'ho trovata, c'è anche il tuo simbolo, bene. C'è un oggetto là nella marcescenza. Valla a prendere, diverso. Se non sono oggetti utili, guarda. Sì, perché sento tremare la terra? Oddio! Guarda chi c'è! Oh no! C'è la marcescenza di far te! Dai, la marcescenza del cazzo! Che odio! Si è buggato il boss! È morto! Sì! Quindi lo devo affrontare! Ma come? Stai volando? Non è vero! Io ti ho visto volare a caso, pala! Oh, è morto, okay. Bene, sì. Vai dentro il Bob. Vai dentro il Bob. Ah, un'altra lapide. Il Bob. Sei entrato con me, si suppone, dai. Lì, insieme, ti abbracciati. Ci stiamo sbacciucchiando. A fare le forbiciate, con i capelli tutti spettinati. Non dimmi che c'è un'altra renna, eh. Chi è? Oddio. No, di nuovo la presa, ma sto volando. Ok, fatti. C'è un ascensore. Sta nevicando qua, oh. Dove siamo? E c'è una grazia. Aspetta che la tocco con grazia. Ho
perso le mie anime. Porca di una madre di un dio. Un porco di. Mentre non stavo registrando, abbiamo trovato sta zona che presenta diversi teletrasporti chiusi in cui utilizzare delle chiavi. Io direi di attivare per primo il precipizio dell'attesa. Portami nell'area del tutorial, ti prego. Sì! Grande! Ehi, veramente siamo. No! Sono tornato, guarda, ma. Morto, bene. 3200 anime, che merda. Terre friabili. Ma che cazzo? C'è un tornado con una musica particolarissima. Ma che cazzo? Chi è? Dove è? Che è sto po'? Sono dei tornado. Non, mi aspettavo tutto tranne che questo. Ma dove cazzo siamo finiti con un teletrasporto trovato a caso? Si è ampliata ancora di più la mappa a destra. Guarda dove siamo. C'è solo un talismano. Qua è tutto distrutto. Ma ci siamo spoilerati in questa zona. Va bene. Quindi ora andiamo all'accademia. Io praticamente ero qui con un altro personaggio. Sono sceso qua nell'accademia per fare i miei soliti giri di prendere oggetti. La macchina di sotto mi ha fatto il grab. Mi ha tippato in un'altra zona. Oddio, Villa Vulcano. Devi fare un po' di parkour. Se vuoi recuperare le anime, non morire. Super rossa. Beh, tra l'altro. No, mi stai di merda. Ma qua c'è una grotta. Super vulcano. Fantastico. Beh, la zona è bella. Oddio, dove stiamo andando? Però se salti non subisci danno. Ah, la macchina. Va bene. Ma cos'è che fai? Cioè, è una cosa chiusa come le altre cose. Monte Ghermi, non possiamo scendere? Invece sì che possiamo scendere. Vabbè, però a sto punto io direi di andarci da... dalla strada che non abbiamo mai fatto. Ah, è vero, hai ragione. Entro dentro al varco io. Grande montacarichi. Ah, di Dectus. Oh, c'è un teletrasporto qua. C'è della gente che balla. Pascolo demonio. Apostolo Sacriderma. Di nuovo la musica fighissima. Ma sembra di essere in chiesa con sta musica, che è? Morto. Sono una chiesa. Mi sa che è chiusa. Non è vero. Ma dove c'è una grazia? Oddio, dove sto scendendo? Non è vero, scherzo, c'è ancora la macchina, niente. Volevo camminarmela tutta, invece no. Corri. Spirito di Dio. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Va bene. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Aiuto, ci sono. Non so se ce la fa. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. C'è un messaggio con scritto: non voglio andare a casa. No, è tornata la macchina. Allora qua che si fa? Ci si guarda in faccia e si ride. No, sono morto. Non è vero, non sono morto. Cioè, tu devi stare nella lava per sopravvivere alla macchina. Ma stiamo scherzando? Ma come ca... No, no, no. C'ho i balzi però, non posso correre ma c'ho i balzi. C'ho la scalapioni, sì. Cioè, sì, dei poveri. Però gli faccio un bordello di danno. È morto. Ma che ca... Dai, c'ero, dai, porca di una madonna. Ero lì dentro, porco di. Ero lì dentro, porca di una madonna. Ero lì dentro, dio. No, dai, dio. Ero lì dentro, porca di una madonna. E va la super incazzata. Puoi buttarti a sinistra nella lava direttamente. No, che mi posso buttare a sinistra nella lava. Dai, dio, porco. Di porco di un. Di scherzi di merda, porco di.
Cioè anche gli scasi dovete mettere oltre lava. Dai però, ma anche se fermo la macchina ti fa male. Però non puoi fare una merda del genere, cioè. Però per una radice mortale questo è altro, vero Paolo? Per una radice mortale vaffanculo, me la ficco su per il culo con la radice mortale. Cazzo ti dà poi quel coglione di merda di... Ah, uso lo stocco? Lo stocco alla balestra? È divertente? Però è divertente perché faccio ta-ta-ta-ta, ti becco di distanza con la balestra esplosiva, perché è divertente, cioè, bella build, cioè... Ma molte kill perché cioè la gente mi sottovaluta e... Porco di una... Io sborro sul computer dopo, mi faccio una bella siega. Cioè dopo mi devi dare la ripresa del mio video, qui super scaltona, e me la guardo in loop mentre mi siedo. Ma sì, io vado con lo stocco perché è divertente, fa molti danni, è veloce, e quindi cioè è divertente. C'è lo scheletro che fa... sì, è divertente. È divertente essere uno scheletro perché fai spooky spooky scheletro. C'è questo che è bello, cioè è divertente. Porco di un... Porco di un... Io sto salendo, andando avanti intanto. Tu buon divertimento. È divertente, è divertente. Io ho trovato un mercante. C'è un mercante? Aspetta, ti do un consiglio. No, stai zitto, non mi parlare, torna giù. Vai, dash. Ok. Sali. Ui! Ui! Hai visto che volo? Ui! Qua vedo un castello con un con della lava incredibile. Cioè è un castello vulcano. No, lascia fare. Sono appena entrato nella villa vulcano. We rarely receive visitors to the volcano manor without invitation. Insorgi con noi contro l'albero madre. Suspense inutile, alla prossima.